Ma grazie dalla redazione che mi date la linea Andrello Perillo Radio.0. Il problema del Napoli, principalmente credo che ieri il Napoli abbia avuto un problema probabilmente di condizione atletica perché per 70 minuti ha avuto il possesso palla, ma mi sembra che sia stato poi poco preciso, poco cinico, poco propenso a far viaggiare il pallone velocemente. Probabilmente il problema, molti dicono, può essere Mertens, ma il problema del Napoli non è e non deve diventare assolutamente Mertens. Mertens mai sarà un problema per il Napoli perché Mertens è un valore aggiunto. Io penso che siano un po' più i centrocampisti che devono accompagnare le punte. E un centrocampo un pochettino che deve ragionare più elasticamente, molto più veloce nel giro palla. Fabio Ruiz ha i piedi buoni, ma è sembrato un po' più lento del solito. Certamente Lobotka non è quello visto ieri sera. Questo presumo possa essere il problema del Napoli, di cercare di avere dei centrocampisti che aiutano maggiormente le punte, mettono in movimento gente come Osimhen e per esempio Mertens, che sono delle bocche di fuoco. Non si deve commettere l'errore di fare lo stesso errore, permettetemi, fatto con Milik, perché Osimhen è un grande investimento, Osimhen non va bruciato, si deve cercare, Gattuso è un grande motivatore, una persona diligente, preparata tatticamente e quant'altro, di riuscire a mettere assieme sia Osimhen che Mertens. Questo è un pochettino ciò che deve fare Gattuso. Il Napoli all'inizio ha avuto un gioco spumeggiante, molto molto rapido, partiva lo sprombattuto, poi chiaramente adesso tante difese si sono organizzate e non lasciano più tutti questi spazi il Napoli deve cercare delle alternative, e quindi dal momento in cui poi Gattuso troverà nella quadra il bandolo della matassa, probabilmente parleremo di altro, ecco.